chiamo Laura. Emanuele Palazzo. Mi chiamo Yuri Berio Rapetti. Il mio nome è Tancianoc. Per lavoro prof. Sono un insegnante di sostegno nella scuola primaria. Insegno matematica e fisica. Insegno inglese. Insegno filosofia e storia al liceo classico. Penso mi piacerebbe insegnare inglese. Mi piacerebbe tanto insegnare storia. Matematica. Non vorrei insegnare scienze. Perché non sono brava nella parte di anatomia, non mi piace la parte medica. Insegnare è un bellissimo dono. Trasmettere bellezza attraverso le varie discipline. È un gran divertimento per me. Creatività. Insegnare è far sbocciare un giardino. Beh, utile, bellissimo, imprescindibile. Se non fossi un insegnante viaggerei molto di più e vivrei d'arte. Non so, non riesco a pensare a nessun'altra professione. Se non fossi un insegnante mi aprirei un negozio in cui venderei dei biglietti creati a mano. Non lo so, ho sempre voluto fare l'insegnante. I miei studenti mi hanno insegnato ad essere più spontanea. I miei studenti mi hanno insegnato che uno capisce bene una cosa soltanto quando è in grado di spiegarla. E i miei studenti mi hanno insegnato a guardare la scuola con occhi diversi, non quelli dell'insegnante, ma chi gli fa fatica ad imparare. Mi hanno insegnato a farmi molte più domande di quelle che già mi facevo prima. I miei studenti, sembrerà un po' retorico e smielenso, ma in realtà mi hanno insegnato a stupirmi di quello che insegno, quindi ogni tanto dalle domande che fanno mi stupisco anch'io, quindi riprendo il discorso come se non lo conoscessi. A mediare, a trovare soluzioni flessibili. Perché ho voluto essere quello che erano stati i miei insegnanti per me durante gli anni del liceo. Perché se io non insegnassi lui non potrebbe fare nessun lavoro poi. Sicuramente non perché mi arricchisco. Faccio il lavoro che faccio perché non c'è cosa più bella di condividere con gli altri quello che si sa. Beh, faccio il lavoro che faccio perché sono appassionata di apprendimento e mi piace poter aiutare gli studenti a diventare le persone che saranno, quindi contribuire alla loro formazione. Sono molto curiosi, ma allo stesso tempo sono tanto impazienti. Gli studenti sono troppi. Gli studenti sono il fulcro del nostro lavoro. Delle piantine da innaffiare. Mi piace insegnare perché è un lavoro che è sempre diverso, ogni giorno è un'occasione di inventare qualcosa, di spiegare le cose in modo diverso. Il rapporto che hai con gli adolescenti, con i ragazzi, è qualcosa che ti fa crescere. Insomma, non sempre i ragazzi capiscono, ma quando lo fanno vedi i loro occhi brillare ed è veramente una soddisfazione enorme. Se avessi un anno di aspettativa vorrei fare il percorso... non me lo ricordo. Il cammino di Santiago. Ah, giusto, è vero, vero. Mi piacerebbe fare un cammino, tipo il cammino di Santiago. Grazie. Le faremo sapere.